Il tema che mi è stato assegnato in qualità della mia partecipazione sia ai consigli direttivi del CTE, Collegio dei Tecnici delle Infrastrutture Edilizie, e della SIG, Società Italiana Gallerie, era quello delle opere sotterranee nell'ambito del convegno controllo e manutenzione delle infrastrutture. Ho innanzitutto fatto una panoramica di quello che è il patrimonio delle opere sotterranee in Italia, che è costituito da circa 2000 km di gallerie stradali e ferroviarie e da almeno altrettanti chilometri di opere sotterranee di tipo idroelettrico. Caratteristica del nostro patrimonio nazionale purtroppo è la vetustà, cioè il fatto che molte di queste opere risalgono ad anni di costruzione che sono per le gallerie stradali e ferroviarie almeno il 50% precedenti agli anni 60, mentre per le gallerie idroelettriche anche più obsolete. Di conseguenza problemi di manutenzione sono ancora più importanti e sono ancora più importanti anche tutte le sistematiche che devono essere applicate per il ripristino della integrità e della sicurezza di questi manufatti. Ho quindi dato un'idea del valore attuale del mercato delle opere sotterranee in Italia, che per quanto riguarda le iniziative ferroviarie raggiunge l'ordine di grandezza dell'ordine dei 50 miliardi, per quanto riguarda appunto le infrastrutture ferroviarie sotterranee in corso di costruzione o in progetto, e dell'ordine dei 15-20 miliardi per quello che riguarda le infrastrutture sotterranee stradali e autostradali, senza parlare poi di quelle metropolitane. Come sapete, purtroppo l'idroelettrico in Italia non è più un settore in via di sviluppo, per cui per l'idroelettrico si può senz'altro parlare soltanto di ripristino e manutenzione delle strutture esistenti. Detto questo, dopo un brevissimo accenno sul fatto che uno degli aspetti più importanti, direi, di sviluppo del settore sotterraneo è quello dell'industrializzazione del processo costruttivo, che ha portato nel giro di un secolo da un'impegnativa, assai impegnativa presenza della manodopera in sotterraneo per la costruzione delle gallerie alla quasi assenza di personale, perché il processo viene gestito in alcuni casi in modo praticamente soltanto meccanico automatico. Dopo questo ho, per così dire, lanciato il convegno specifico su questi aspetti che è stato indetto da SIG nella stessa sede del SAIE 2020 sul monitoraggio, controllo e manutenzione delle gallerie esistenti, dando alcuni flash su quali sono gli interventi di analisi e verifica delle condizioni delle strutture sotterranee esistenti e dando alcune indicazioni su quali sono gli interventi più applicati per la loro sistemazione e il loro restauro e la loro manutenzione.